We're in downtown Indianapolis. Siamo nel centro di Indianapolis, una città che per oltre un secolo ha prosperato grazie alle sue industrie. Queste attività hanno portato progresso alla città, ma come in altri luoghi hanno avuto un impatto sull'ambiente. In questo contesto, una famiglia, da più di 25 anni, è pioniera nella protezione dell'ambiente. Il loro lavoro è ormai conosciuto in tutti gli Stati Uniti. Ascoltiamo la loro storia. John and I met when we were in college at Purdue. John ed io ci siamo conosciuti quando eravamo al college a Purdue ed entrambi viviamo non lontano da lì. Ci siamo incontrati lì perché entrambi suonavamo nella stessa chiesa. Poi ho cominciato a sentire John parlare di geologia, ho capito che aveva un vero interesse per la terra ed io avevo un grande interesse per la natura. We did not think we would start a company. Non pensavamo di fondare una società, è stata una di quelle cose che accadono gradualmente. John vedeva cose che avrebbe fatto diversamente nell'azienda in cui lavorava e allo stesso tempo i focolari parlavano di questa opportunità di avviare imprese che non sono solo per i proprietari, ma anche per la comunità, per il mondo. Ricordo John disse: mi chiedo chi dovrebbe fare questa cosa, è un'idea così grande. E gradualmente abbiamo cominciato a pensare, forse siamo noi. Hey, Chandra, how you doing? Good. How are you today, John? Good. Can I have our... I was born in a small town in Indiana. Sono nato in una piccola città dell'Indiana. Da piccolo andavo nel cortile a scavare per cercare tesori sepolti. Li portavo a mia madre e lei rimaneva sempre stupita. Oh, è bellissimo! Volevo fare l'archeologo. Infatti, crescendo, ero ispirato dal film di Giulio Verne, Viaggio al centro della Terra. Went into the interior of the Earth. So it just really piqued my interest in the earth. Ecco, ha davvero stimolato il mio interesse per la terra. Così quando sono andato all'università, questa cosa mi è rimasta impressa e mi sono dedicato all'ingegneria, ma volevo fare anche qualcosa legato all'ambiente. All'inizio della mia pratica ingegneristica, mi sono improvvisamente reso conto che questo è qualcosa che ha un impatto positivo su come vivono le persone. E così è iniziato tutto. In quei primi progetti, in cui ho avuto anche successo, sono stato in grado di fare qualcosa di positivo e ne è venuto fuori qualcosa di buono. Mandel & Associates is an earth and environmental consulting firm. Mandel & Associates è una società di consulenza per il suolo e l'ambiente. Assistiamo i clienti nel ripulire la terra, i rifiuti pericolosi, principalmente le acque sotterranee. Quindi abbiamo un ruolo nel ripulire Indianapolis. L'azienda ha iniziato a lavorare in Indiana, ma poi ha cominciato dei progetti in diverse parti degli Stati Uniti e anche all'estero. Finora hanno realizzato più di 1000 progetti. Siamo al canale di Indianapolis, sul lato nord del centro della città, e parte di un lavoro iniziato 20 anni fa con un progetto ambientale dove abbiamo trovato acque sotterranee contaminate, sostanze chimiche versate da vecchie industrie. Così parte del nostro lavoro è un progetto di pulizia che utilizza un sistema chiamato e-stripping, a corrente d'aria, che elimina le sostanze chimiche dall'acqua che viene poi rimessa nel canale. E ora abbiamo un'acqua molto pulita. Siamo assolutamente convinti che sia sicura. Questo è un bene per le persone, per la fauna selvatica. E sì, aiuta a creare un'atmosfera di bellezza e sicurezza intorno a questo canale. In realtà la storia della Mandel & Associates è tutta incentrata sulla rivitalizzazione di Indianapolis, curando il suolo e rigenerandolo, rendendolo di nuovo utile e ripulendola in modo che la prossima generazione possa usare questa terra. All right. Things are really bad, to be honest. Per l'ambiente le cose vanno veramente male ed è una cosa seria a cui non tutti prestano attenzione. Quindi è importante trovare davvero quella vocazione, vivere questa idea di un mondo unito. L'idea che siamo tutti collegati, che quello che faccio ha incidenza lì dove sono. Parte del problema che stiamo cercando di risolvere è questa disconnessione. E così l'impegno per l'unità, la costruzione di ponti tra le culture, tra le persone che non hanno e le persone che hanno, è, a mio parere, la soluzione a tutta la questione. I would say making these choices added a very
Direi che fare queste scelte ha aggiunto una ricchezza, una pienezza alla nostra vita. Ci sono cose a cui si rinuncia per dedicare la propria vita a questo tipo di cose e non abbiamo rimpianti. Vediamo dove avremmo potuto fare questo, fare quello, ma fai delle scelte, scopri che c'è del buono in tutte. Ci sentiamo davvero bene nel modo in cui abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. Non è finita.